Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sono qui con un video tutorial su come ottenere la demo di FIFA 17 molti giorni prima dell'uscita ufficiale, che possiamo, diciamo, stimare probabilmente il 13 settembre, quindi qualche giorno in precedenza dell'uscita della demo per tutti. È stato possibile fare questo anche in FIFA 16 e ora vi dirò cosa dovete fare effettivamente per poter ottenere questa demo di FIFA 17 qualche giorno prima, per poterla provare e farci quello che volete. Andiamo a vedere subito alcune info per quanto riguarda questa demo, che come ho detto uscirà il 13 settembre. Potremo provare la modalità calcio d'inizio e la modalità dei giorni, o più facilmente il viaggio, in cui interpreteremo Alex Hunter, giocatore, e vivremo la sua carriera all'interno della Barclays Premier League in diverse squadre. Potremo anche vedere in questa demo i nuovi allenatori, che sono i 20 nuovi allenatori della Barclays Premier League, tra cui Conte, che conosciamo benissimo, per esempio Mazzarri. Però passiamo ora a come potete ottenere questa demo di FIFA 17 in anticipo. Diciamo che è una questione che riguarda la vostra console, o meglio il vostro account della PlayStation o dell'Xbox. Infatti, per ottenere la demo di FIFA 17 qualche giorno prima, dovete avere un nuovo account che sia effettivamente neozelandese, quindi con la lingua in inglese e tutto. Io l'ho fatto l'anno scorso con FIFA 16 e effettivamente sono riuscito a ottenere la demo di FIFA 16 diversi giorni prima dell'uscita, e questo mi è stato davvero molto utile per provare comunque la demo in anticipo. Se siete sulla PlayStation, per esempio, vi basta creare un nuovo utente e successivamente provare a accedere al PlayStation Network e creare da lì, diciamo, il vostro account neozelandese. È facile anche crearne uno americano o giapponese per quanto riguarda lo store, perché effettivamente sullo store neozelandese la demo di FIFA 17 sarà rilasciata qualche giorno prima, quindi voi potrete subito scaricarla. Ragazzi, io spero che questo mio tutorial su come scaricare molto prima la demo di FIFA 17 vi sia stato utile. Scrivetemi qui sotto nei commenti per qualsiasi domanda. Detto questo, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.